Grazie Presidente. Questo intervento sulla apoteosi della democrazia diretta e gli avvertimenti alle interviste dei miei colleghi risolve qualche nodo del mio intervento. Presidente Conte, dopo questo voto lei sarà anche il mio Presidente del Consiglio, ma non avrà la mia fiducia. È uno dei giorni più difficili del mio impegno politico e parlamentare. Dover ricorrere a quell'assenza di vincolo di mandato che la Costituzione, all'articolo 67, assicura a ciascuno di noi, non è una scelta che si fa a cuor leggero. Ma non posso, per coerenza ai valori della mia militanza politica e per amore del Paese che tutti qui rappresentiamo, votare la fiducia ad un governo nato su basi di convenienza e ambiguità. Ancora adesso il collega del Movimento 5 Stelle ha parlato del governo che lei ha presieduto in precedenza come un governo che stava lavorando bene, e questa è un'ambiguità per me insostenibile. Non le ho assicurato la mia fiducia quando era uno stimato professore di diritto privato che si apprestava a diventare premier. Non lo posso fare oggi, dopo che ha consegnato a questo Paese la sua firma in calce a provvedimenti che io definisco vergognosi, che hanno fatto dell'Italia un Paese meno aperto, meno civile, meno democratico e meno liberale. Lei è il Presidente, e io la rispetto fino in fondo, che ha messo la sua firma sotto i decreti sicurezza, i condoni, la legittima difesa, la chiusura dei porti. E quando in quest'Aula, Presidente, ha pronunciato un discorso per molti aspetti condivisibile, che io ho apprezzato nei contenuti, di denuncia dei limiti dell'azione di governo che lei rappresentava, ha, ai miei occhi, aggravato la sua posizione. L'ha aggravata perché se Matteo Salvini non avesse staccato la spina, non avesse presentato una mozione di sfiducia e aperto la crisi, lei oggi sarebbe ancora il premier da lui sostenuto. Ha denunciato pericoli gravissimi, lo ha fatto perché sfiduciato e privato del sostegno parlamentare. Un Presidente del Consiglio degno di questo nome, quelle cose le avrebbe dette prima e poi staccato la spina. Presidente Conte, se il suo Vicepresidente del Consiglio non ha collaborato, non fornendo le informazioni necessarie alla sua apprezzata informativa, delicatissima in Parlamento, sui soldi russi, lei lo doveva riferire il giorno che è venuto in questo Parlamento, non dopo levandosi Sassolini dalle scarpe perché la Lega ha presentato la mozione di sfiducia. Questi sono tratti distintivi di come si intendono le istituzioni. E francamente, Presidente, non so come si possa interpretare oggi, con quale coerenza, quale autorevolezza, l'incontro tra due forze politiche, una è la mia, l'altra ha tutto il mio rispetto, che una sola cosa hanno detto chiara all'Italia, mai l'uno con l'altro. Lasciatelo dire a chi non ha mai usato gli hashtag senza di me, Grullini, Pidioti, Bibbiano, La Piovra, mai, non lo trovate nel mio linguaggio, nel mio atteggiamento, mai. Colleghi, oggi si doveva fare un altro tentativo, un altro livello per dare un governo a questo Paese, tentativo che io ho sostenuto in tutti i modi. Far vedere al Paese che questo governo nasceva da coraggio e generosità, non da paura e da cinismo. Lo stesso Premier, rimasugli del precedente governo, capi bastone che corrono ad assicurarsi una posizione dalla quale alimentare ulteriormente il loro consenso. Una fase nuova, Presidente, richiedeva un Premier nuovo. Una fase nuova richiedeva autorevolezza alla Farnesina. Una fase nuova richiedeva un'idea di giustizia diversa da quella che io ho sentito negli ultimi 14 mesi. Una fase nuova non poteva consentire il teorico della democrazia diretta nel cuore di Palazzo Chigi. Sono punti per me imprescindibili. Non voterò contro, mi asterrò. Non avrete la mia fiducia, ma non voglio in nessun modo accomunare il mio voto a quello della Lega come voi avete fatto negli ultimi 14 mesi. E terrò fino alla fine, Presidente Conte, un atteggiamento costruttivo, dialogante e responsabile. Ma non mi fido dell'abilità dell'avvocato del popolo che quando cambia il popolo rimane avvocato. Matteo Salvini e la destra saranno Concluda. Sempre i miei avversari, grazie Presidente. Lo ripeto, Matteo Salvini e la destra saranno sempre i miei avversari. Voglio evitare che il Paese li abbia al governo battendoli all'elezione, non alleandomi maldestramente con chi ha consentito loro di raddoppiare i voti. Non lo scrivo su Twitter,
non lancio hashtag, non faccio post, io senza di me lo dico in maniera rispettosa in quest'Aula e non voterò la fiducia a questo governo. Ha chiesto...